Ciao amiche, ciao amici, bentrovati sul canale. Oggi è un video richiesta da parte di un mio follower, di uno dei miei pochi follower di Instagram, su come igienizzo e pulisco il mio bagno. Dunque, mi avete visto presentare in tantissimi video sia scoperte quanto acquisti oppure che so, tipo il video dei detersivi terminati, vedrete sempre che utilizzo vagonate di candeggina, che utilizzo spesso l'ammoniaca. Allora, a questo proposito, quando si parla di pulizia e igienizzazione delle superfici, è necessario avere le idee chiare sui prodotti che si va ad utilizzare. Perché? Perché la candeggina che noi amanti delle pulizie tanto adoriamo, di cui facciamo uso e spesso abuso, in realtà non è un disinfettante. Quante volte si dice metto la candeggina nel water per disinfettarlo? Metto la candeggina di qua che ci dà una bella disinfettata, metto la candeggina di là che gli do un'altra disinfettata. In realtà la candeggina non si può considerare a nessun effetto un disinfettante perché la sua quantità di cloro contenuta all'interno, quindi della soluzione, è una quantità che oscilla tra il 3 e il 5% e poi è una quantità è una percentuale fortemente instabile che tende quindi a diminuire, ha un periodo di scadenza, patisce molto la candeggina, il sole, la luce, quindi a tutti gli effetti la candeggina non è da considerarsi un disinfettante, benché noi l'amiamo tanto e tanto lo utilizziamo per le nostre pulizie. Io per cosa utilizzo quindi la candeggina nel bagno? Fondamentalmente utilizzo la candeggina quando non ho il mio WC con candeggina, il mio disinfettante per il WC a base di candeggina. Voi mi direte: hai appena detto che la candeggina non disinfetta, perché diavolo utilizzi il WC-Net, quello che è con la candeggina? Perché in quel caso si accompagna alla candeggina un tensioattivo in grado di portare via lo sporco e comunque sia è in grado anche al suo interno contiene degli agenti disinfettanti. Perché la candeggina non fa, diciamo, non ha la funzione né di andare a pulire né la funzione di andare a disinfettare, ha la funzione di essere un a pulire forse sì, ma neanche più di tanto perché all'interno non ha proprio dei tensioattivi, più che altro di andare a sbiancare. Ci dà questa illusione che sia bianco, bianco sì, ma non pulito e disinfettato. Molto spesso a me cosa capita? Di non avere il WC-Net a portata di mano. Allora che cosa fa? A portata di mano, nel senso in casa, allora cosa faccio per andare a pulire il mio bagno? Metto, che so, della candeggina e l'accompagno a, che so, del detersivo in polvere, ad un altro detersivo per pavimenti, ad un detersivo che comunque sia in grado di andare a disinfettare, è in grado di andare a portare via lo sporco. Quel più di candeggina, quindi, che io vado a mettere, non farà altro che sbiancarmi il water. Molto spesso si utilizza anche l'ammoniaca. L'ammoniaca, perché? Perché anche in questo caso l'ammoniaca è uno dei tanti prodotti che si dice do una bella disinfettata con l'ammoniaca, do una bella passata con l'ammoniaca. Anche in questo caso no. Anche in questo caso la nostra amata ammoniaca non disinfetta. L'ammoniaca ha un forte potere sgrassante. Ma non è assolutamente da considerarsi un disinfettante. Io normalmente che cosa utilizzo quindi per lavare questo benedetto bagno? Allora, per tutte le superfici che so, tipo a parte il water che vi ho fatto appunto il discorso a parte, quindi che so, bidet, lavabo, piatto doccia e così via, sono solita utilizzare un prodotto che vada a lavare,
a pulire, quindi che contenga dei tensi attivi, che vada a sgrassare in caso di necessità, se la superficie necessita appunto di essere sgrassata, ma normalmente io pulisco il bagno piuttosto frequentemente, quindi anche 2 volte al giorno, quindi non necessita di enormi pulizie. Un prodotto praticamente unico. Nel caso in cui questo prodotto non mi fosse sufficiente e per qualche ragione avessi bisogno di vedere un po' più bianco, vado ad aggiungere la candeggina che sto per andare a sbiancare, perché la candeggina non è altro che non è altro che uno sbiancante. In realtà, se la sua percentuale di cloro fosse più alta, potrebbe considerarsi a tutti gli effetti un disinfettante. La candeggina che si trova in commercio non si può considerare disinfettante. In questo caso, io che cosa utilizzo? Un prodotto simile a questo. Scusate che vi ho dato una bella gomitata. Questo è Splendeo Bouquet di fiori. Questo è un profumatore igienizzante con antibatterico. Perché utilizzo questo prodotto qua? Perché questo prodotto qua sanifica, profuma, deterge, se può essere utilizzato anche per lo spolvero, ed è anche antistatico. In questo caso a me interessa proprio il fatto che vada a sanificare e a detergere. In questo modo qui io vado a detergere la superficie. Se non mi fosse sufficiente la detersione che io ottengo con questo prodotto qua, posso andarlo ad addizionare con l'ammoniaca. Se non mi fosse sufficiente la lucentezza che io vado ad ottenere nel water, vado a mettere della candeggina, ma con questo prodotto qua io riesco quindi ad andare a igienizzare le superfici. Questo è un prodotto che io vi porto, ad esempio, ce ne sono tantissimi di questo tipo, di questi prodotti, quindi multiuso. Io vi faccio vedere questo perché in questo momento sto utilizzando questo. Per quanto riguarda il pavimento, io in tutta casa, bagni compresi, ho un gres porcellanato opaco effetto parquet. Praticamente una sorta di pavimento, non so se io sono stata fortunata o se è per tutte quante così, anche perché io in moltissimi video che seguo, anche su gruppi Facebook che seguo, sento tantissime che si lamentano di questo gres che è molto difficile da mantenere, da curare, da tenere pulito, si vede la macchia, non si vede la macchia. Allora, la macchia si vede su qualunque tipo di pavimento, se voi, cioè, a prescindere dal tipo di pavimento che sia, la macchia si vede. Non è che se avete il marmo o se avete il parquet o se avete la graniglia o se avete delle mattonelle, la macchia vi si vedrà comunque in qualunque caso. Non esiste il pavimento che voi potete sporcare e diciamo non si vede lo sporco, a meno che voi non abbiate l'asfalto in casa, ma anche in quel caso lì, se buttate dell'olio, si vede la macchia dell'olio. Io sono fortunatissima, quindi il mio gres non patisce nulla. Non patisce nulla. A questo proposito, volevo anche dare un consiglio sempre a queste ragazze di questi gruppi Facebook, che molto spesso, sì, è vero, ho comprato questo gres porcellanato, ho comprato quest'altro gres porcellanato, mi dà questo problema. Fate attenzione alla roba che andate a comprare, perché molto spesso è vero, sì, costano poco, però da qualche parte l'inghippo si nasconde, perché io ho visto dei pavimenti uguali ai miei, diciamo come effetto, ma con delle problematiche assurde che che i miei pavimenti non hanno assolutamente. Quindi, siccome il pavimento è una cosa che non cambiate una volta al mese, se dovete proprio fare la spesa, fate la spesa naturalmente in base al vostro budget. Non è che vi dico di spendere chissà quanto. Però cercate dei materiali di buona qualità e di buona fattura. Tornando quindi al pavimento, io che cosa faccio per lavare il pavimento del bagno? Per lavare il pavimento del bagno, che è il pavimento in cui poi bene o male uno ci bazzica un pochino di più a piedi nudi, no? Può succedere che uno giri un momentino a piedi nudi nel bagno, soprattutto succede in casa mia che siamo due mosche. Non è che ci sia il popolo, non è che ci sia questo andare e vieni di gente, quindi può anche succedere che io metta il piedino nudo sul pavimento. No, orrore! Sarò mandata all'inferno.
Io per lavare il pavimento utilizzo sempre un prodotto per lavare i pavimenti e lo vado ad addizionare con l'alcol denaturato al 90%. In questo caso sono sicura dell'azione disinfettante. Se lo voglio, se non ho il prodotto per lavare i pavimenti, impossibile perché io ho la qualunque per pulire casa. Nel caso in cui volessi un profumo particolare, magari vado ad aggiungere una spruzzata di questo, vado ad aggiungere, che so, qualche goccina di olio essenziale, anche se io non sono tanto favorevole, perché poi alla lunga ingrassa il pavimento. Lavo con acqua, detersivo ed alcol. In questo modo sono sicura che il pavimento viene disinfettato. Nel caso in cui la giornata fosse una giornata particolarmente umida, cosa che ormai avviene regolarmente perché sembra di stare in Cambogia, non sembra neanche più di stare in Italia qui, e il pavimento non mi si asciuga, non mi si asciuga mai, e poi magari ho esigenza di spostarmi da una stanza all'altra perché non posso rimanere imbalsamata poi in una stanza fin quando tutta casa non si asciuga, lavo semplicemente con acqua e alcol, né più né meno. Attenzione, se volete che il pavimento sia che il pavimento e le superfici siano realmente disinfettate, andate ad utilizzare un alcol denaturato al 90%, perché esiste anche al 50%, io a volte lo compro al 50%, se mi capita sotto mano quello lì, ora non è che vado a fare i tamponi nel bagno a vedere se ho disinfettato realmente, anche perché poi non è che vado a leccare il bagno con la lingua. Cerco, insomma, di tenerlo il più pulito possibile. Questi sono i miei accorgimenti e spero di aver soddisfatto i dubbi, le richieste del ragazzo che mi ha fatto appunto la richiesta di questo video. Non servono grossissimi prodotti, l'isoform contro l'isoform, questo contro quest'altro. Potete anche lavare semplicemente con acqua e alcol e avete la superficie disinfettata, così come tutte le superfici in cui vi andate a lavabo, ecco, per esempio, in questo caso potete farvi uno spruzzino con un goccino di detersivo dei pavimenti con l'alcol e così via, perché l'alcol ha questo potere appunto di disinfettare. Dall'altra parte c'è un detersivo che ha dentro dei tensioattivi, perché se non ci sono i tensioattivi lo sporco non ve lo porta via nessuno e otterrete quindi il massimo. Io vi ringrazio, spero di avervi tenuto quantomeno compagnia. Un bacione, ciao a tutti!